Ciao bambini e benvenuti, benvenuti da parte mia e da parte dei miei elfetti, che oggi mi hanno espressamente chiesto di andare in un paese un pochino più caldo. In effetti ci sta. E allora oggi andiamo verso la Spagna. E raccontiamo una bizzarra usanza che riguarda un tronco di Natale. Infatti, raccontiamo la leggenda del Tió de Nadal. Si racconta che in una vecchia regione catalana i servi di casa si erano tutti riuniti in cucina, unico luogo caldo della casa, per scaldarsi un po' intorno al fuoco del camino. D'improvviso sentirono una voce provenire dal fuoco che diceva: "Eccomi, scendo! Eccomi, scendo!" La misteriosa voce continuava a ripetere la stessa frase fino a che i servi, spaventati e infastiditi, gli risposero: "Senti, scendi! E fatti vedere una volta per tutte." A quel punto risuonò un tonfo nella sala, prodotto dalla caduta di un enorme tronchetto di legno nel camino. Per 5 volte si sentirono dei tonfi, e infatti apparsero altri 5 tronchetti, che via via i servi estraevano e mettevano da parte. L'ultimo che cadde, però, si trasformò in un vecchietto dall'aspetto legnoso. Si presentò e disse di essere il proprietario della casa. Egli confidò il luogo esatto dove avrebbero potuto scoprire un tesoro. Ad una condizione, però: potevano appropriarsi del tesoro se avessero regalato successivamente i beni trovati ad una povera donna mendicante che si sarebbe presentata alla porta il giorno seguente. Il proprietario della casa si fidò e si affidò allo strano vecchietto. E l'indomani regalò il tesoro alla signora, che abbracciandolo e ringraziandolo ricambiò il favore con un buon augurio al futuro della casa. Da quel momento ci fu sempre felicità e prosperità all'interno dell'antica regione catalana. Si racconta che in una notte invernale fredda e piovosa, un povero anziano vagava solo per le montagne, quando finalmente vide una casa illuminata e bussò alla porta. Gli aprì un signore, il padrone di casa, al quale il vecchio chiese un posto riparato per dormire e qualcosa da mangiare. La famiglia che viveva in quella casa era molto povera. Nonostante questo, tutti i componenti fecero di tutto per accogliere il pover'uomo, invitandolo a fermarsi a dormire e condividendo con lui la scarna cena che avevano preparato. Il giorno seguente, la piccola famigliola scoprì che l'anziano era scomparso misteriosamente e che nel camino era apparso un enorme tronco di legno. Quando, presi dalla gioia, lo accesero, da sotto il tronco iniziarono a sgorgare regali, cibo e dolciumi di ogni tipo, e da quel momento in poi la famiglia poté vivere finalmente nella gioia e nell'abbondanza. Da quel giorno il tronco è legato ai doni natalizi dei bambini. Infatti, a partire dall'8 dicembre, i bambini iniziano a dar da mangiare ad un tronchetto ogni notte, tengono un tronchetto in casa e lo coprono con una copertina perché non prenda freddo. Più si è generosi a dargli da mangiare, più lui ricambierà, rilasciando dei regalini. In genere i bambini lo nutrono con gli avanzi della cena, oppure con i gusci di frutta secca, con delle bucce oppure dei semi. E poi cosa succede? La vigilia di Natale tutta la famiglia si riunisce e si colloca intorno al tio, al tronco, e i bambini cominciano a picchiettarlo gentilmente con un bastone al ritmo di una canzone popolare. Ed ecco che ad un certo punto dal tronco, dal tio, iniziano ad uscire dolciumi, caramelle, torroni e regalini per tutti i bambini. Il tio de Nadal diventa il simbolo dell'affetto familiare e della reciprocità e delle buone azioni. Più tu sei bravo con il tronco, più il tronco lo sarà con te. E con questa bizzarra usanza in Spagna, noi ci salutiamo e ci mettiamo in viaggio per la prossima fiaba. Ciao!